Ma buongiorno mondo, oggi fa decisamente più freddo di ieri e la voglia di uscire a seccapelo è nulla, ma ci devo provare. Forza Giappino, forza. A dopo ragazzi. Bene ragazzi, mi sono tirato fuori dalla tenda, sembra finalmente che oggi possa spuntare il sole. La tenda l'ho messa lì ad asciugare un po' dall'umidità di questa notte e nel frattempo mi preparo un buon tè caldo. A dopo. Ok, sono le 8, ho aspettato un pochino che si asciugasse un po' la tenda mentre facevo colazione, ma non è servita molto perché comunque l'ho ritirata ancora abbastanza umida. Ad ogni modo, la bici è carica, la zona l'ho ripulita per bene, qua c'è la mia pattumiera che mi porto via come sempre, al primo bidone la svuoto e via che si pedala. Oggi dovrebbe essere una giornata un po' più semplice perché è tutta pianura, sembra che non ci sia il vento di ieri, speriamo, e c'è anche il sole, quindi scalderà. Buona giornata a tutti. Ragazzi, stavo cercando una fontanella per ricaricare l'acqua, sto usando la mia solita app Fontanelle d'Italia che è comodissima, perciò se non la usate vi dico di scaricarla tranquillamente perché funziona alla grande ed è la seconda volta che mi porta in un distributore d'acqua depurata, gasata, refrigerata e naturale, completamente gratuito. Quindi ottimo, qui in Emilia fanno le cose in grande. Bene, bene, bene. Ho deciso ragazzi, il giro lo finisco con uno di questi. O forse, forse sarebbe meglio anche con una di queste. Cosa ne dite? Ragazzi, mi ero illuso che oggi non ci fosse vento. Guardate la bandiera qui alle mie spalle e ovviamente non vi prendo in giro, vento contro, io sto andando di là. Un po' meno forte di ieri, ma vento contro continuamente. Eccolo lì. Pedala, Giappino, pedala. Ragazzi, sono appena tornato indietro di circa 1 chilometro sul tracciato che sto seguendo su questa strada qua, unicamente per provare l'ebbrezza di avere il vento alle spalle e non in faccia come ho da tutto il giorno e da tutto ieri. E ve lo dico, è più piacevole averlo alle spalle che in faccia. E beh, ho scoperto l'acqua calda, vero? Pedalo. Pedala, Giappino, pedala! Cosa dite? Sono controsole. Dai, dovreste essere abituati alle mie riprese ACDC. Comunque, volevo solo aggiornarvi sul fatto che sono appena uscito da Busseto, ho visto il Teatro Verdi, tra l'altro non sapevo Verdi fosse di sta zona, è di una frazione di Busseto, nato lì. E niente, adesso ho imboccato la Food Valley emiliana e la percorrerò fino a Bocca d'Enza, facendola al contrario rispetto a quello che è la traccia originale. E viste le mie ristrettezze economiche, non so quanto food riuscirò a provare di sta zona, che so essere ottimo, ma vedremo, vedremo. Intanto pedalo. Diciamo che per ora la ciclovia è segnalata molto bene, complimenti. Ogni incrocio c'è il segnavia ed è una cosa veramente positiva, quindi speriamo che continui così. A dopo. Anche la segnaletica a terra è ben fatta, qui e poi nell'attraversamento, lì e là per la svolta.
non posso dire niente. Ragazzi, niente da fare, il vento proprio non mi vuole lasciar stare. Tra l'altro qui sono su un argine, guardate, senza nessun riparo, ed è da una mezz'oretta che si è anche intensificato. Non so se si sente dalla cam. Non riesco a fare più dei 15 all'ora. E oggi volevo fare un po' più di chilometri. Va bene, va bene. Almeno c'è il sole, mi godo il sole. Ma dopo, tra poco mi fermo a mangiare. Ragazzi, mi sono fermato un po' prima del previsto, ma veramente sto vento mi sta segando le gambe. Adesso mi sono fermato in un paese, non mi ricordo neanche come si chiami, come al solito davanti alla chiesa, e mi sono messo a barboneggiare. Ho steso la tenda, che era ancora bagnata da stamattina, i pannelli solari per ricaricare un po' di batterie e un panino per ricaricare un po' il giappino. A dopo, ragazzi, speriamo che smetta, ma le previsioni dicono che nel pomeriggio aumenta pure. Hai voluto la bicicletta? Pedala, giappino, pedala. Ragazzi, che poi non si dica che conto palle, vi voglio far vedere quelle bandiere là in fondo per farvi capire il vento, eh? Quindi, che palle. Ragazzi, non so se mi sentirete per il vento, ma sono ripartito da Pieve Ottoville, così si chiama il paese che non mi ricordavo prima. Volevo solo raccontarvi questo, quindi anche se non mi sentite o se si vede male perché sono contro luce, magari non mi interessa. Dunque, vista tutta la fatica che sto facendo a causa del vento, in pausa pranzo volevo farmi fare un panino con culatello tipico della zona e coccolarmi un po' così. Sapevo che era luna e avrei trovato quasi sicuro tutto chiuso, e quindi ho pensato anche a un bar o qualsiasi altro posto come una trattoria. Sono arrivato lì, ho trovato la gastronomia col banco affettati, pane. Pensavo fosse chiusa, ma invece la luce era accesa e c'era la signora dentro. Appena ho piazzato la bicicletta e mentre prendevo il portafogli, la signora è uscita, io pensavo mi chiedesse qualcosa, e invece no, ha tirato giù la serranda, mi ha tirato giù la serranda davanti alla faccia e non mi ha neanche chiesto: scusa, hai bisogno di qualcosa, sto chiudendo. No, ha chiuso e è tornata dentro e ciao. E quindi non mi sono fatto la coccola e sono abbastanza triste. Pedalo, perché penso sentiate tutto questo vento che c'è. Ciao ragazzi, a dopo. Ok ragazzi, ho pedalato 85 km e con sto vento veramente, lo so, mi sto lamentando continuamente, ma non so se avete visto dalle immagini, oggi è tirato veramente forte di nuovo, per fortuna almeno c'è stato il sole. E adesso sono 3-4 km da Bocca Densa, ho trovato questo capannone, che sicuramente sì, è un deposito di trattori, perché qua sono tutti campi intorno. E la cosa figa sarebbe proprio mettersi sotto alla tettoia, ma è troppo piena di cacchette di piccione, quindi non mi sembra il caso. Questo lato qui è quello che domani sarà esposto al sole al mattino, quindi mi asciugherebbe la tenda dall'umido della notte, però è quello esposto al vento, quindi mi metterò sull'altro lato di là e niente, magari vi saluto dopo, magari no, e quindi per ora vi saluto. Grazie.